Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo dello starter set del gioco di ruolo ufficiale di The Walking Dead, edito e distribuito dalla Free League e che avrà anche una traduzione in italiano il prossimo anno a cura di Need Games, mentre quest'anno invece a Lucca Comics and Games 2024 vedremo pubblicato il manuale base in italiano. Quindi, bando alle ciance, vediamo insieme lo starter set. La Free League ci ripropone un altro titolo tratto da un brand famoso, come già aveva fatto per esempio con Blade Runner e Alien, per citarvene un paio. Vi voglio subito confessare però che al momento del suo annuncio questo è stato il titolo Free League che meno mi ha interessato fra tutti. Complice il fatto che ho smesso di guardare da anni la serie televisiva della ACM, complice il fatto che l'ho trovata troppo lenta e sinceramente priva dello smalto del fumetto da qui attratta. In effetti vi confesso che mi avrebbe maggiormente interessato se si fosse trattato del gioco di ruolo tratto dal fumetto di Robert Kirkman piuttosto che dalla serie TV. Meno commerciale, certo, ma secondo me forse un po' più calzante. Capirete quindi la mia difficoltà nel dover dare un giudizio su un prodotto tratto da un brand che ho praticamente abbandonato da prima del Covid, ma cercherò comunque di darvene un'idea il più preciso possibile. Ci tengo però a specificare che le mie considerazioni più estese e più, se vogliamo in un certo modo, complete le farò soltanto nella recensione del manuale base vero e proprio che comunque uscirà a breve distanza rispetto a questo video. Quindi a questo punto possiamo procedere secondo me con l'unboxing e vedere che cosa contiene. Cioè in realtà l'avete già visto perché l'ho disposto sul tavolo. Così è come si presenta il nostro bel box di The Walking Dead, potete vedere qui dietro anche con tutta la descrizione e il contenuto della scatola, che ve lo risparmio perché tanto lo vediamo adesso insieme. Allora, apriamo il nostro bel box e vediamo che cosa ci propone. Innanzitutto abbiamo due bei set di dadi, quelli neri per le prove normali e i dadi stress da aggiungere eventualmente alla pool, ma lo vediamo più avanti. Allora, qui lo vedete già aperto perché chiaramente lo abbiamo utilizzato, il contatore di minaccia, anche questo poi vi spiego in che modo si utilizza, possiamo escludere ovviamente il catalogo della Free League. Qui potete vedere alcuni personaggi pregenerati che fanno anche parte dello show, non tutti ma alcuni, come per esempio Padre Gabriel, per l'appunto. Ora perdonatemi se faccio questa cosa, ma è il modo migliore per tirar fuori tutti insieme gli elementi dalla scatola e vederli in ordine. Dicevo, per l'appunto, abbiamo una serie di personaggi pregenerati, come appunto Padre Gabriel, Carol, uno dei miei personaggi preferiti, tra l'altro, il povero Glenn, che meglio se non faccio spoiler, abbiamo poi Michonne, anche questa è una dei miei, diciamo, personaggi preferiti, e infine una serie di personaggi pregenerati per poter giocare eventualmente la campagna all'interno dell'avventura, all'interno del box. Per l'appunto l'avventura nella tana del lupo che possiamo giocare come avventura starter. Ovviamente il regolamento riassunto per questa versione starter. E infine un bel assortimento di mappe, devo dire, quella bifronte del nord-est della Georgia e il sud-west Virginia dietro, quindi avete sostanzialmente due location da poter utilizzare in gioco. Tutti questi strumenti ovviamente tornano utili anche con il manuale base, chiaramente, e infine le mappe appunto per l'avventura integrata nella Tana del Lupo, che sono ben tre. E questo è il più bello assortimento di mappe che abbia visto finora in uno starter set, quindi davvero i miei complimenti. Trattandosi di uno starter set, il regolamento ci viene fornito in una versione più condensata, con giusto quello che ci serve per poter iniziare, senza quindi le regole, se vogliamo, di avvio del gioco, creazione del personaggio, rifugio, veicoli, viaggi e via discorrendo. Per questo motivo ho detto che avrei riservato le mie considerazioni complete soltanto nel manuale base. Il libretto delle regole, che vedete in questo bel rosso brillante, ci presenta innanzitutto una panoramica
del mondo di The Walking Dead con i suoi principi, che diventano quasi una sorta di regole per poter effettivamente giocare. Questa cosa ve la approfondirò meglio appunto nella recensione del base. E poi troviamo ovviamente descritte come funzionano le caratteristiche e le abilità del personaggio, quali sono le risoluzioni base delle prove per l'appunto. E a questo proposito, il regolamento non poteva che essere appunto lo Year Zero Engine della Free League, lo stesso di molti altri loro giochi, ma adattato per l'occasione. Come sempre, quando dobbiamo superare una prova, quando il master ce lo chiede, dovremo sommare attributo e abilità del personaggio richieste e tirare tanti di 6 quanto appunto il valore di questa somma. Ogni 6 naturale sarà praticamente un successo. Ecco, in questo caso per esempio ne ho ottenuto uno. Diciamo che sarebbe sufficiente per superare la maggior parte delle prove. Con gli altri invece andiamo via via a migliorare il risultato. Ma appunto abbiamo anche i dadi stress, che sono questi qui rossi per l'appunto, perché durante il gioco, tra l'altro questa cosa viene recuperata da una meccanica molto simile in Alien, troviamo i punti stress che possiamo accumulare man mano che giochiamo, per esempio forzando il tiro, magari vivendo una situazione pericolosa, per esempio aver subito uno shock, essere attaccati da un vagante durante il percorso, eccetera. Ogni volta che accumuliamo punti stress dovremo aggiungere alla pool di dadi un dado stress in più. Questo da un lato aumenterà le nostre chance di successo, perché abbiamo appunto più dadi da lanciare. Tuttavia potrebbe anche verificarsi un inconveniente, ovvero quello, come in questo caso, di tirare un vagante. Sarebbe praticamente l'uno naturale, che potete vedere è fatto con la mano. Tirare un vagante significa sostanzialmente aver fatto casino, in inglese sarebbe messing up, cose come per esempio aver fatto rumore e aver attirato altri vaganti, essersi feriti o magari essersi persi per strada nel sentiero in un bosco, cosa molto pericolosa in un mondo che appunto è invaso dagli zombie. Quali altre meccaniche troviamo invece per giocare a The Walking Dead? Innanzitutto le regole per i duelli, se vogliamo è per lo scontro uno contro uno, sia per il PvP, quindi tra personaggi giocanti, sperando non debba mai verificarsi, oppure tra un personaggio e un altro NPC, oppure pochissimi altri personaggi coinvolti. Funzionano come dei tiri contrapposti normalissimi, per l'appunto. Eseguite il test normalmente, dichiarando, narrando come state combattendo e controllerete l'esito di questo tiro contrapposto da un'apposita tabella per capire chi è riuscito a ferire chi. Nel caso invece il vostro party si ritrovasse ad affrontare proprio un gruppo avversario fuori dal loro rifugio, quindi durante la vostra avventura, scatteranno le regole per i combattimenti di gruppo, in inglese sarebbero i brawls. Sono particolari perché questi scontri sono divisi in 6 fasi da svolgersi in un ordine particolare, facendo in ognuna di queste fasi agire prima gli NPC e poi i vostri personaggi. Queste fasi sono: primo, prendere copertura, combattimento a distanza, giustamente, il combattimento ravvicinato, il movimento e infine il primo soccorso. Dopo vengono tutte le altre azioni che eventualmente potrete compiere. Ogni personaggio al tavolo sceglierà cosa fare all'interno di ognuna di queste fasi e la risolverà con un tiro di dado più appropriato che il Game Master ovviamente vi dirà. Il Game Master chiamerà una alla volta ognuna di queste fasi, risolvendole nell'ordine che vi ho appena detto io. I combattimenti poi di per sé si svolgono in realtà come dei tiri contrapposti, come abbiamo visto per le regole per i duelli, perché magari nella fase di combattimento a distanza sono alcuni di voi che stanno effettivamente sparando all'avversario, mentre altri invece stanno compiendo determinati tipi di azione. Troviamo le regole per le ferite e la guarigione, ovviamente, con le immancabili tabelle di ferite critiche che possiamo eventualmente subire durante uno scontro. Le condizioni che in molti giochi Free League vi fanno, diciamo, da punti ferita, in questo caso sono soltanto 3, che in un certo modo secondo me è anche coerente perché indica in qualche modo anche la fragilità della vostra vita. Infine avrete immancabilmente il personaggio ancora del vostro, che è quel personaggio che, per esempio, come abbiamo visto anche in Tales from the Loop, è quello che ci aiuterà, giocando una scena apposita insieme a loro, a ridurre lo stress accumulato, quindi da poter togliere questi simpatici dadi rossi dalle prossime pool.
Ma veniamo alla parte davvero importante del gioco di The Walking Dead che penso interessi il 99% di noi, ovvero quella degli zombie, o per meglio dire, dei vaganti. Vi voglio anticipare subito che non troveremo, per fortuna, diverse tipologie di zombie divisi tipo manuale dei mostri con statistiche particolari tipo quello più debole, quello grosso muscoloso, insomma, queste cose un po' videogiocose alla Resident Evil. Meno male anch'io dico effettivamente, perché ovviamente se conoscete la serie TV e il fumetto sapete bene che non sono quello il tipo di zombie dell'ambientazione e non è su quello su cui si focalizza il gioco. Per prima cosa, quando voi state viaggiando e vi imbattete in una determinata zona, magari con degli zombie e tutto, il Game Master setterà con l'apposito indicatore di minaccia il livello di minaccia della zona in cui vi trovate. Se non ce l'avete perché non avete lo starter set, non vi preoccupate, al Game Master basterà segnarselo su un foglio e voi altrettanto. Ogni livello di minaccia vi serve per capire quanto i vaganti sono più o meno consapevoli della vostra presenza. Se fosse 0, praticamente neanche vi hanno notato. Se fosse 6, cioè il valore massimo, può voler dire praticamente che non solo siete circondati, ma avete proprio il vagante in faccia che è pronto a divorarvi. Non proprio la migliore delle situazioni. Voi giocatori, con il vostro comportamento, i vostri tiri e i vostri eventuali fallimenti, avrete il modo di aumentare o diminuire il livello di minaccia della zona corrente, rischiando però anche di attirare nuovi vaganti nella zona, facendo aumentare la taglia dello sciame, perché qui effettivamente gli zombie vanno a taglie di sciame crescenti. Per esempio, 1 significa che nella zona ci sono 5, massimo 10 vaganti, se fosse 2 significa tra gli 11 e 20 e via a salire fino a uno sciame, anzi per meglio dire un'orda di più di 20 vaganti tutti insieme. Ci viene spiegato quindi come si affrontano i vaganti, come se ne affronta per esempio uno singolo. Magari avrete fatto casino con il tiro precedente e ne avete attirato uno o più contro di voi. In quel caso effettuate la prova di abilità più consona a come avete descritto il vostro comportamento e se avrete successo il vagante sarà stato semplicemente eliminato, quindi non è che il master si mette a tirare. Viceversa, se avrete fallito il master dovrà determinare il risultato dell'attacco del vagante da un'apposita tabella e il rischio di morte, signori, bisogna dircelo, c'è come. Affrontare uno sciame invece è molto più complesso. Sostanzialmente è una prova di gruppo in cui tutti insieme dovrete riuscire a totalizzare un numero di successi maggiore della taglia attuale dello sciame. Tra l'altro il manuale ci indica anche che a seconda della minaccia attuale vaganti che state affrontando, il numero di abilità che potete usare sarà via via sempre più ridotto, perché giustamente siete sempre più stretti in una morsa, le vostre libertà di movimento sono in qualche modo molto limitate. Appunto, superando queste prove, immaginatevi quindi di narrare come i vostri personaggi cercano di farsi strada tra i vaganti che li circondano, quello che a colpi d'ascia riesce ad aprirsi una strada, quello che magari sta preparando delle molotov per potersi liberare, accumulando successi in questo modo. Ovviamente, se riuscite nelle vostre prove, avrete modo di diminuire il livello di minaccia e la taglia dei vaganti. Con metà successi potrete magari riuscire, ma subirete delle conseguenze. Con dei fallimenti la situazione peggiorerà. Appunto, potrebbe aumentare il livello di minaccia, potrebbe aumentare la taglia perché facendo casino state attirando sempre più simpatici ospiti semoventi intorno a voi. Il manuale si chiude con una sezione per il Game Master, molto utile, devo dire. In più avremo a disposizione questo bello scenario con i colori capovolti nella tana del lupo, che vi potrà essere utile appunto per avviare subito le vostre avventure nel mondo di The Walking Dead con i personaggi pregenerati. Ho cercato di riassumere il più possibile le regole contenute all'interno di questo piccolo volume, ma sappiate che ci sarebbe moltissimo altro da approfondire, che lo faremo più avanti, appunto. Cosa significa la modalità in solitario, come funziona, la modalità campagna o la modalità sopravvivenza, più tutta un'altra serie di regole che appunto preferisco approfondire nel manuale base. Nulla da dire sulla qualità di stampe e materiali che ci vengono forniti. La Free League ormai ci ha abituati a degli standard piuttosto elevati di qualità, secondo me.
Di base, questo starter set usa una formula già collaudata di fornirci giusto il necessario per poter muovere i primi passi in questo gioco e poter provare soltanto le avventure contenute in esso, ma fornendoci tutta una serie di strumenti che ci possono tornare utili nel caso volessimo approfondire il gioco con il manuale base, appunto, il contatore di minaccia, i dadi personalizzati, le varie mappe, come per esempio questa qua di fronte che avete visto prima, che seppur se posso permettermi, non sono davvero fondamentali al fine di far funzionare il gioco, possono comunque fare la gioia dei collezionisti, o forse dovrei dire accumulatori seriali di paccottiglia per giochi di ruolo. In ogni caso, trovo che questo starter set, da un lato, c'entra il suo obiettivo di darci un assaggio di quello che è effettivamente il gioco, lo stesso si poteva dire appunto di quello dell'Unico Anello o di Alien, lasciandoci anche la voglia di volerne sapere effettivamente di più, ma dall'altro mi sono fatto una domanda: era davvero necessario? Mi spiego meglio. A differenza di tanti altri giochi che per esempio abbiamo trattato della Free League, questo manuale di The Walking Dead consta poco più di 160 pagine, comprendenti la modalità in solitario e due scenari che possiamo giocare per l'appunto. Cosa che a me forse mi avrebbe fatto preferire un intero gioco in un box singolo, magari con le regole soltanto in copertina flessibile, come per esempio era in Dragonbane, un manuale per le avventure e la modalità in solitario e tutti gli altri strumenti che abbiamo visto qui, in modo appunto da avere una cosa singola. Sarebbe costata di più, certamente, ma secondo me sarebbe stato già più utile rispetto ad avere un manuale base, diciamo come numero di pagine nella media, e un box contenente un gioco a metà. Detto questo, prima di dire se questo gioco vale o meno l'acquisto, io vi direi di rivederci nella recensione appunto del manuale base e tirare lì le somme, in modo da darvi anche tutti gli elementi e pareri utili che vi aiuteranno a poterne valutare eventualmente meglio l'acquisto. Oltre, tra l'altro, al fatto che io vi darò anche una mia riflessione sul fatto o meno se lo Year Zero Engine era effettivamente il regolamento migliore per poter affrontare, per poter giocare nel mondo di The Walking Dead. Per prima cosa ringrazio la Free League che ci ha fornito tutti i materiali di gioco, dandoci modo di potervene parlare. Io con questo ho concluso, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite, e vi invito anche a seguirci sulle nostre pagine social, la pagina Facebook, il profilo Instagram. Potete unirvi al gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi più in tempo reale sul mondo del gioco di ruolo, e se volete vedere dei reel un po' più ironici abbiamo anche un profilo su TikTok. Daniele, dal forum Sentenziam, chiudo.